Ciao, oggi voglio condividere con voi una delle strategie interiori a cui sono più affezionata per vivere in pace con se stessi. Volete sapere qual è? È la gratitudine. Io personalmente mi impegno a praticare la gratitudine da sempre. Addirittura da piccola all'elementare ho avuto la fortuna di avere un'insegnante dolcissima con i bambini e molto profonda. E lei ci invitava sempre a essere grati e contenti di quello che ci capitava, bello o brutto che fosse. E nel tempo questo insegnamento mi è rimasto dentro. L'ho approfondito e sperimentato anche in occasioni drammatiche. Oggi insegno con gioia la gratitudine nei miei corsi motivazionali e nei miei ritiri di meditazione. Trovo che sia una potente cura antistress nel quotidiano e antidepressiva nel lungo termine e ha tanti altri benefici. Sento che qualcuno ancora si chiede: ma di cosa bisogna essere grati se va tutto storto? Questo pensiero non è mai corretto, ci sono sempre motivi per ringraziare la vita. Siamo noi che dobbiamo imparare a vederli nascosti in mezzo alle difficoltà. Possono essere motivi grandi, filosofici ed esistenziali, ma grandi o piccoli ha poca importanza. Se un'ape è grata per il polline che trova, tanto poco che sia, ognuno di noi può essere grato anche per il panino che è riuscito a mangiare qualche ora prima. L'importante è tirare fuori la gratitudine da dove si è nascosta, spaventata. Ogni giorno dobbiamo esprimere gratitudine per tre cose sempre diverse. Possiamo essere grati per motivi legati alla salute, alla sicurezza di avere una casa, un lavoro, alla presenza in vita di persone care, motivi legati alle cose materiali che abbiamo, che ci piacciono e ci semplificano la vita, che ci gratificano, motivi legati al fatto che non siamo un paese in guerra, che non abbiamo personalmente subito una calamità. E possiamo essere grati per piccoli momenti vissuti con intensità, una tazza di tè, il modo in cui la luce filtra attraverso le finestre, un piatto di pasta cucinato proprio come ci piace. Possiamo prenderci qualche minuto al giorno, se possibile sempre nella stessa ora, e pensarle, dirle, scriverle queste cose a voce alta. Possiamo farlo da soli o condividere questo esercizio in famiglia. Immaginate che esperienza arricchente, per esempio, prima di mangiare tra genitori e figli, esprimere ognuno tre cose per cui essere grati. Gli adolescenti all'inizio possono sbuffare un po', però poi gli effetti si fanno sentire su di loro e sull'unità della famiglia. Sarà una bella gara tra tutti per trovare sempre motivi diversi per cui essere grati. E anche tra partner, per esempio, prima di dormire, uno a fianco all'altro. Concentrati, immaginate che cosa bella sia concludere la giornata facendo qualcosa insieme, lasciare fluire questa ondata di positività e gratitudine che sgorga direttamente dal cuore. Può fare solo bene alla vita di coppia e alla vita individuale. Per vivere meglio, interiormente e in salute, sul mio canale trovate tanti altri video pieni di consigli. Per vederli tutti, basta iscriversi con un clic. Così. Insomma, ci sono sempre diversi motivi per essere grati e a noi ne bastano solo tre per cambiare radicalmente la qualità della nostra vita. Lo sapevate che anche la scienza esalta i benefici della gratitudine? Perché ha scoperto che agisce positivamente sulla salute. Guardate questo video e resterete sorpresi, è molto interessante. E in questo altro video vi svelo alcuni segreti delle mie personali intuizioni sulla gratitudine, a cui forse non avete mai pensato e che vi farebbe bene sapere. Nel frattempo, condividete questo video per fare conoscere la straordinaria pratica della gratitudine anche sui vostri social e ai vostri amici. Ve ne saranno grati. Se vi è piaciuto questo video, mettete un bel mi piace. Tanti mi piace, tanti nuovi video. E ci vediamo al prossimo video, naturalmente. Ciao!